Cadillac XT4, un modello decisamente pensato per il mercato europeo. Chi compra una XT4? Direi qualcuno che è stufo delle solite Audi, BMW, oppure comunque chi vuole distinguersi, ha una famiglia e vuole un veicolo decisamente fuori dal comune. Non ne vedrete molte perché anche il problema che stiamo incontrando con i microchip non è da poco. Le auto poi che vengono, diciamo, deliberate per il mercato europeo sono sicuramente numeri limitati. Non sarà facile trovarne un'altra per strada, insomma, sarete veramente, come dire, da soli. La vostra scelta sarà una scelta piuttosto forte. Marchio di lusso del gruppo General Motors, Cadillac ha una bella produzione. Una bella produzione che decisamente è indirizzata a quei clienti americani ed europei che sono, diciamo anche un po', come ho detto prima, stanchi delle solite vetture. E in effetti, vedendola passare su strada, questa Cadillac si distingue nettamente dalla maggior parte delle SUV tutte uguali che vediamo oggi per strada. Le eccezioni sono poche e questa è una di quelle. A me piace veramente molto questa calandra tipicamente americana, questo nido d'ape con il marchio tipico, il nuovo marchio Cadillac e la raffermatura del cofano. Questa è una, diciamo, è un po' un richiamo alle sportive del gruppo General Motors, un po' Camaro direi. Molto belli i gruppi ottici anteriori, questa forma io la trovo veramente fantastica. La versione che abbiamo provato è dotata del motore 2000 turbo benzina, quattro motrici inseribili e una bella bella coppia, veramente un motore che tira fino quasi inaspettatamente molto in alto. Molto spunto, veramente sorprendente. Su strada è una vera vettura americana adattata per le esigenze europee, cioè ha il comfort e lo spazio interno di un'americana e le prestazioni europee e anche la tenuta di strada è sorprendente rispetto a quello che si è abituati con le auto americane. Tiene molto bene, il cambio automatico a 9 marce è decisamente efficiente e consente di sfruttare appieno il motore. Il piacere di guida è garantito, è un'auto premium in tutto e per tutto. Su strada normale si guida agevolmente, ma è poi in autostrada che è il regno di queste vetture SUV e anche americane. Si viaggia in assoluta souplesse e anche le prestazioni sono ben superiori a quello che la legge italiana permette. Non parliamo di quella americana, poi, insomma. I 200 km orari sono raggiungibili facilmente e si possono anche tenere a lungo se si vuole essere dei fuorilegge. Comunque, quello che impressiona è proprio il piacere di stare a bordo, il piacere di guida. Consente di viaggiare in assoluta sicurezza e con una sensazione decisamente piacevole. Ed è la cosa più importante oggi in un'auto. Inutile parlare dello 0-100, di queste prestazioni di coppia. Questa la coppia, diciamo che come diceva una volta la Rolls-Royce, è sufficiente a viaggiare bene. La tenuta di strada ci ha sorpresi perché, a differenza di molti altri SUV, non occorre anticipare la curva per avere quel raggio di sterzata e quella tenuta neutra, anche utilizzando solo le due ruote motrici. Perché sappiamo che le quattro sono inseribili. Non è un fuoristrada, è un'auto per viaggiare sicuri su ghiaccio e neve. In città la maneggevolezza è garantita, ma le finiture dell'abitacolo sono notevoli, di altissimo livello. Il bagagliaio è grande, davvero grande, ma ora godiamoci un po' le viste di questa vettura. Bando alle chiacchiere, vediamo quanto è bella.